buonasera a tutti. Riguardo al contenuto di questa breve relazione, mi scuso magari se per più esperti alcuni argomenti saranno assolutamente stranoti, però penso anche che sia utile in una qualche maniera ricapitolare quello che abbiamo, almeno teoricamente, a disposizione per inquadrare un paziente che può o deve essere un candidato alla chirurgia epatica, anche perché in realtà, anche proprio facendo un banale conto di che cosa noi utilizziamo nel nostro centro, non tutti i parametri, non tutte le valutazioni vengono costantemente messe in atto. E penso che invece, vista la complessità di questi pazienti, la complessità che sta anche aumentando nel tempo, con caratteristiche che sono di un aumento della prevalenza anche del dismetabolismo e quindi in generale della complessità medica di questi pazienti, noi dovremmo in realtà sempre pensare di utilizzare in maniera molto, molto estesa. È chiaro che il concetto di chirurgia epatica sicura ha diversi aspetti, si basa su diversi aspetti, i vertici di questo triangolo. Da una parte abbiamo il grado, la presenza e o il grado di epatopatia, le caratteristiche del paziente, cominciare da quelle anagrafiche per arrivare alla presenza di comorbidità o di particolari fragilità che oggi soprattutto i pazienti stessi presentano, e la strategia chirurgica con i suoi aspetti tecnici e di diciamo, adeguatezza perioperatoria. Certamente il supporto dell'istituzione, in una qualche maniera, quindi dell'ambiente in cui si opera, è in tutto questo determinante, non fosse altro che per l'aspetto economico che questo determina e richiede. Selezionare i pazienti, questa è una diapositiva che facciamo sempre vedere, è oggi più che mai complesso, soprattutto nel momento in cui la complessità del soggetto che andremo a trattare può essere affrontata con strategie diverse, qualche volta opposte, qualche volta che in un certo tempo possono intersecarsi. Capire bene quali sono le diverse caratteristiche di questi pazienti per inquadrarli nella giusta maniera, tuttora non è un elemento semplice. Chiaramente, quando parliamo del paziente candidato alla resezione epatica, dobbiamo prima di tutto riferirci a ciò che abbiamo in mano di consolidato, che sono gli algoritmi terapeutici, in particolare il mondo occidentale. Il BCLC, e quando parliamo di resezione, ovviamente ci concentriamo soprattutto sugli stadi, chiamiamoli precoci o molto precoci, sapendo che però già oggi ci sono alcuni elementi che staccano rispetto anche al recente passato nella selezione di questi pazienti, da un lato per la disponibilità di altri trattamenti che possono dimostrarsi efficaci. Dall'altro, appunto, perché le caratteristiche, appunto, intrinseche dei pazienti stanno cambiando, soprattutto per quello che riguarda gli aspetti eziologici dell'epatopatia di base. Candidato alla resezione, che sappiamo classicamente essere il paziente con assoluto buon compenso epatico, con assenza di ipertensione portale e con un numero molto limitato di noduli, prevalentemente noduli poi di piccole dimensioni. Sicuramente partiamo dai test di funzione epatica, i più classici, che sono quelli che costituiscono, diciamo, i test di valutazione passiva, test biochimici, in particolare albumina, bilirubina, INR, e da questi poi derivano gli score a cui facciamo ancora oggi riferimento, alcuni che sono misti, clinici e laboratoristici, quindi diciamo un po' meno oggettivabili, altri invece che sono un pochino più stringenti e che si basano appunto su dati numerici, quelli che ricaviamo dal laboratorio. Non sono probabilmente ancora sufficienti questi, anche se largamente utilizzati, diciamo, criterio di entrata
come minimo per questi per i soggetti che andremo a operare, e certamente i test dinamici e quantitativi hanno un ruolo di maggiore accuratezza e una valutazione più raffinata di quella che è la riserva funzionale del paziente. In particolare, conosciamo bene tutti il primo dell'elenco, il test Elverdi-Endocianine, basato sulla clearance di questa sostanza, che ancora è alla base di molti dei criteri di valutazione, soprattutto nei paesi orientali. Certo, c'è stata un'evoluzione nel tempo di ciò che consideriamo efficace nello screenare questi pazienti. Lo score di Child, che ha un'origine antichissima, abbiamo le famose tre classi in cui dividiamo i pazienti, ma certamente il fatto di dover mischiare, di dover valutare in questa categorizzazione anche delle variabili non facilmente oggettivabili, come l'ascita, il grado, la presenza, il grado di encefalopatia, lo rende diciamo un pochino meno vago. Sappiamo bene che i pazienti che possono andare alla resezione, nella grande maggioranza dei casi, sono pazienti in Child A, tuttavia anche pazienti con iniziali classi di Child B possono essere considerati. Primo elemento che, come dire, mette in dubbio la capacità predittiva dell'outcome, o la capacità di screening di questi pazienti di avvio alla resezione, è la maggiore efficacia dell'utilizzo di score basati su dati di laboratorio. L'ABI-score è forse uno di quelli oggi più utilizzati, prevede, come dice il termine, albumina e bilirubina, ed è chiaro, è molto, molto evidente da questi grafici con le curve, con l'area sotto la curva che è decisamente superiore quando facciamo una valutazione con l'ALBI rispetto al Child, e con la capacità di predire anche da parte di questo score anche la sopravvivenza cumulativa a seconda del grado che consideriamo, che vediamo riportato qui nel grafico, nella tabella in alto a destra. Un significato abbastanza simile, perché sempre collegato su una formula che prevede fattori esami di laboratorio, cioè bilirubina, creatinina e INR, ci viene dato dal MELD, che diciamo in maniera simile all'ALBI-Score utilizzato oggi soprattutto nel mondo occidentale per individuare i pazienti più diciamo, cui può essere eseguita in maniera più sicura una resezione epatica. Il MELD ci ha fatto vedere, un lavoro ormai di qualche anno fa, che l'area sotto la curva è in grado di individuare innanzitutto dei cutoff con cui possiamo indicare questi pazienti per la resezione, e anche un buon livello di predittività, soprattutto nel senso della sensibilità più che della specificità, per individuare diciamo l'evenienza di complicanze nel post-operatorio. Quindi, da una parte, in grado di predire la post-operative liver failure, e dall'altra, in generale, la comparsa di complicanze. Il test Elverdi-Endocianina, test ben conosciuto, perché si basa sulla infusione di questo colorante, in pratica, che è un elemento che correla in maniera molto stretta con il flusso sanguigno, si lega all'albumina e lipoproteine ed è escreto in maniera immodificata nella bile. Di questa diciamo, iniezione, di questa sostanza, quello a cui normalmente si fa riferimento è il tasso di ritenzione a 15 minuti. Questo prodotto, che al di là del costo che può avere, è molto facilmente utilizzabile, praticamente innocuo, e ormai da diverso tempo anche con la possibilità di lettura che non è necessariamente tramite prelievi ematici consecutivi che vengono fatti dopo l'iniezione tramite queste macchine che permettono una lettura semplicemente con un supporto digitale che viene applicato al dito del paziente.
È alla base questo test di sostanzialmente gli score predittivi, anzi direi meglio gli algoritmi terapeutici dei pazienti candidati alla resezione per HCC nei paesi orientali, in particolare Giappone, sud-est asiatico e Hong Kong, che hanno creato appunto questi algoritmi in cui certamente la ritenzione del verde in goccianina ha un ruolo primario, non solo per dirci quale paziente può essere sottoposto a una resezione in sicurezza, ma anche l'estensione ipotetica della resezione che noi possiamo eseguire in questi pazienti. Vediamo, questo è il classico algoritmo di Makuchi della Tokyo University, che in maniera molto stringente ci fa vedere che a seconda dei diversi gradi di ritenzione del verde in goccianina, saremo in grado di eseguire resezioni più o meno estese. Con un dato molto importante, che è ovviamente la risultante che a tutti interessa, cioè di avere una riuscita buona con un tasso più basso possibile di mortalità, addirittura di una lunga serie di pazienti operati a Tokyo, di mortalità dello 0%, tanto che ovviamente ha fatto pensare che questo algoritmo fosse un pochino troppo selettivo. Parimenti, a Hong Kong sono stati elaborati dei criteri molto simili, in pratica basati sul fatto che possiamo considerare un tasso di ritenzione che configura una funzione epatica del tutto normale fino al 10%, con resezioni con epatotomie maggiori considerabili per pazienti con un tasso di ritenzione al di sotto del 14% ed sotto il 23% invece se pensiamo delle epatetomie minori. Una evoluzione, se vogliamo, di questo concetto è ottenibile tramite diciamo, le recenti acquisizioni della scintigrafia epatobiliare, dove in qualche maniera si congiungono un test dinamico quantitativo con un aspetto che quello dell'aspetto più nello specifico, che ci permette di fare una valutazione funzionale addirittura per settore del fegato. Quindi sicuramente una metodica molto promettente che viene utilizzata in maniera ormai routinaria da molti centri, soprattutto quando pensiamo alle epatetomie maggiori, per esempio nel campo del colangiocarcinoma o anche delle metastasi epatiche, ma teoricamente che potrebbe essere utilizzato anche in questo campo, con letteratura prodotta riguardo che comincia a essere di una certa portata. Il nostro centro ha anche un pochino contribuito, anche stabilendo dei cut-off per quanto riguarda appunto i livelli soglia per cui questi pazienti possono andare incontro a epatetomie maggiori. Un elemento certamente importante che sappiamo far parte certamente dell'algoritmo BCLC, ma che viene ancora molto considerato nella selezione dei pazienti con epatopatia e HCC candidati a resezione, è la misurazione della pressione portale, in particolare del gradiente portosistemico, l'hepatic vein pressure gradient, che deve essere fatto, se deve essere accurato, in maniera invasiva, e non possiamo dubitare certamente dei lavori che fanno vedere che quando i pazienti vengono resecati con un HVPG inferiore a 10 millilitri di mercurio, a fronte di esami normali, le resezioni epatiche portano a degli ottimi risultati, a un bassissimo tasso di scompenso rispetto alle situazioni invece in cui questa soglia viene superata. Detto questo, però, anche diciamo, le recenti riformulazioni degli algoritmi, incluso il BCLC, sostanzialmente non danno come tassativa l'assenza di ipertensione portale per poter eseguire in maniera efficace e sicura le resezioni epatiche in questi pazienti. Un concetto che è stato sicuramente rivisto, ha contribuito, penso, anche l'esperienza monocentrica o di alcuni centri che hanno messo insieme
loro casistiche. Questo è un lavoro che è stato prodotto alcuni anni fa dal nostro centro, che fa vedere che è vero che le categorie di pazienti che vengono resecate con un HVPG superiore ai 10 ha un tasso di complicanze superiore rispetto ai pazienti che non presentano ipertensione portale. In questo caso parliamo di complicanze di grado B e C, ma è anche vero d'altra parte che se priviamo completamente questi pazienti della possibilità di essere trattati con resezione, possono sfuggire metà dei pazienti, quindi l'altro, il bicchiere mezzo pieno, se vogliamo mettere in questo senso, che potrebbero in determinate condizioni, pur sempre all'interno di una selezione accurata, appunto affrontare la resezione con un basso tasso di complicanze di scompenso epatico. E oggigiorno, se abbiniamo questo concetto anche alla possibilità di poter fare resezioni con approccio mininvasivo, in cui la minore traumaticità, il diverso approccio appunto rispetto al chirurgia open è in grado di ridurre ulteriormente la percentuale di scompenso epatico post-operatorio. Effettivamente, studi hanno già dimostrato che un certo grado di ipertensione portale in questi pazienti può essere tollerato. In questo studio, tra l'altro, abbiamo visto che non vi è una differenza significativa della sopravvivenza attesa di pazienti operati con o senza HVPG sopra 10 mm di mercurio. Ovviamente nell'evoluzione non possiamo non, nel, nella, nella, nello studio di questi pazienti, non consideriamo, possiamo non considerare i concetti che vanno verso la non invasività anche nella diagnosi e nell'inquadramento, quindi nel tentativo di categorizzare questi pazienti con metodiche molto facili da utilizzare e che pure danno delle risultanze di una certa accuratezza, tra queste soprattutto la rilevazione del grado di consistenza del fegato, la cosiddetta stiffness, ancora oggi in gran parte ottenuta tramite macchinari originali, cioè fibroscan, che da un lato, a cui se ne sono sicuramente aggiunte delle altre, da un lato è in grado anche di associare la rilevazione della consistenza tramite kilopascal con questa sonda al grado di fibrosi dimostrata dal punto di vista istologico, quindi mettendo proprio dei valori soglia che identificano dei gradi variabili crescenti di fibrosi fino all'F4, quindi alla cirrosi, e dall'altro anche che permettono la correlazione con l'outcome post-operatorio. Questo è uno dei vari studi che sono stati prodotti sull'argomento ormai di più di 10 anni fa, fatto dal nostro centro, che fa vedere che è possibile anche individuare un valore soglia, un cutoff, al di sotto del quale siamo ragionevolmente sicuri che pazienti anche che ricevano una resezione maggiore non vadano incontro a uno scompenso post-operatorio. Molto più difficile è ottenere al momento un positive predictive value, cioè essere in grado di predire al di sopra di quali valori noi avremo sicuramente dei pazienti che invece si scompensano dopo la resezione epatica. Si è provato anche come logico fare, ad abbinare il valore di elastometria ad altri indici, ad altri parametri che siano in grado di correlare con l'evenienza di complicanze post-operatorie. Questo è un lavoro di qualche anno fa che è stato fatto dal nostro centro in collaborazione con un gruppo orientale, in cui si è cercato di creare un vero e proprio nomogramma utilizzando le variabili risultate significative nell'analisi multivariata, tra quale sicuramente compare il misuramento della liver stiffness insieme al MELD, compare anche l'età del paziente e in questa casistica il livello di albumina come variabili con impatto indipendente, appunto per creare un nomogramma preoperatorio che ci aiuti a quantificare il rischio che corrono questi pazienti a essere sottoposti a resezione epatica per HCC su cirrosi. Ecco, da notare che pur non rientrando tra le variabili con impatto indipendente, le caratteristiche somatiche anche, e vedremo nelle prossime slide che cosa implica questo e che tema importante oggi sia,
ha pure un ruolo, vediamo qui che il BMI è risultato significativo in questa esperienza all'analisi univariata, perdendo poi la significatività, quella multivariata. E in effetti qui ci caliamo esattamente nel presente, dove l'impatto diciamo, degli aspetti legati ai problemi di dismetabolismo sta diventando molto importante, in particolare nelle nostre popolazioni di pazienti, qui partendo anche da un dato puramente epidemiologico di prevalenza del sovrappeso, anche nella figura di destra, relativo anche alle diverse aree del panorama italiano, ma vediamo proprio quantitativamente quanto questa condizione sia importante come sovrappeso, soprattutto nel sesso maschile in Italia oggi. E questo ha un riflesso anche sull'aspetto dell'epatopatia di fondo con cui noi avremo a che fare. Questa è una diapositiva che ci è stata prestata da un nostro collega che si dedica molto a queste problematiche. È una presentazione fatta in sede a un congresso che si è svolto di recente. Vediamo nella parte alta, andando da sinistra verso destra, gli aspetti, diciamo, i gradi sempre maggiori di fibrosi fino ad arrivare alla NASH, alla cirrosi vera e propria, circa il 10% dei pazienti. E vediamo anche che questo tasso di fibrosi aumenta a seconda del grado di obesità, fino ad arrivare al 26% nell'obesità di terzo grado, ed avere certo anche un'importante rilevanza quando è in concomitanza con il diabete o l'intolleranza glucidica, 15% del paziente. Quindi vediamo proprio che c'è una correlazione, un andamento parallelo tra la severità dell'epatopatia e l'aspetto appunto del peso corporeo, quindi della prevalenza dell'obesità. Ed è questa una categoria di pazienti con cui sempre più di frequente abbiamo a che fare, sia, devo dire, in ambito chirurgico, resettivo epatico, che anche in ambito trapiantologico. Certamente la presenza del sovrappeso o addirittura della franca obesità ha un impatto sulla devenienza di complicanze post-operatorie nei pazienti che vengono sottoposti a resezione epatica. Questo è uno studio di qualche anno fa, fatto ancora nel 1800, fa vedere effettivamente che le complicanze aumentano nei pazienti sovrappeso, francamente obesi, in maniera significativa, fortunatamente non con un impatto diretto sulla mortalità di questi pazienti. Più in generale, ecco, dobbiamo considerare non solo e non tanto il sovrappeso come variabile impattante, ma da un lato la sarcopenia in senso stretto, quindi pazienti che hanno un decadimento della massa muscolare corporea, ma dei cosiddetti obesi sarcopenici, che hanno la combinazione dei due aspetti, cioè sono da una parte sovrappeso, dall'altro però avere una massa corporea, una massa muscolare ridotta in proporzione al peso. Questo è un lavoro francese di qualche anno fa che fa vedere che effettivamente la sarcopenia è discretamente presente anche nei pazienti chiaramente sovrappeso o francamente obesi. Sarcopenia che viene misurata in diverso modo, generalmente i valori di riferimento più affidabili si calcolano sullo spessore di determinate masse muscolari intradominali, in particolare il muscolo psoas, sia inteso come diciamo dimensioni, come diametro, ma anche come densità in diversi studi calcolata sui parametri della TAC. Addirittura questo è uno studio giapponese che fa vedere che l'incidenza di complicanze di vario tipo fino ad arrivare alle complicanze di alto grado è importante, rilevante, soprattutto sì, da un lato nei soggetti che sono semplicemente, chiamiamoli così, sarcopenici, ma anche nei sarcopenici obesi, dove vedete raggiunge dei tassi, oserei dire, preoccupanti, 32%
e effettivamente l'analisi multivariata di questo lavoro, l'obesità sarcopenica, è risultata essere un fattore di rischio indipendente per morte dopo resezione epatica per epatocarcinoma, dato forse che ritengo anche particolarmente rilevante perché ottenuto in una popolazione orientale dove siamo un pochino tutti orientati a credere che i pazienti siano un pochino più magri, un pochino più fit per la resezione, evidentemente questo è un fattore impattante anche per le loro popolazioni. E questo ritornando al lavoro di prima che ho fatto vedere, francese, è proprio l'effetto che ha anche sulla sopravvivenza a distanza la sarcopenia nei pazienti sottoposti a resezione epatica per HCC, scegliendo proprio come valore soglia la misura del diametro di questo muscolo che abbiamo considerato. Come inquadrare questa condizione dell'obesità sarcopenica o della sarcopenia? Nell'esperienza che abbiamo fatto nel nostro centro, abbiamo visto che individuando il ruolo delle complicanze maggiori post-operatorie in questi pazienti, sicuramente hanno un ruolo i classici parametri che sono a sinistra l'ipertensione portale e a destra la liver stiffness, ma che queste condizioni, cioè ipertensione portale e liver stiffness, erano maggiormente rappresentate nei pazienti anche sarcopenici. Quindi, in qualche modo, la sarcopenia è una variabile che diventa particolarmente rilevante proprio nelle categorie più a rischio di per sé dei pazienti. Quindi, come dire, tutto questo ci fa ragionare su come non solo inquadrare, ma per certi versi anche provare a trattare, se possibile, e sappiamo che questo avviene purtroppo in maniera abbastanza limitata, i pazienti prima dell'intervento chirurgico. Questa è un lavoro molto interessante che fa vedere come in realtà proprio una classica valutazione che oggi è di moda dire multiparametrica, dovremmo considerare molti fattori nell'inquadrare questi pazienti e anche sui quali agire in una vera e propria pre-abilitation, come descritto in questo lavoro, che sono, vediamo, diversi, sono a partire da un valore di laboratorio che è il livello di emoglobina, alla resistenza all'esercizio aerobico, lo stato nutrizionale, lo stato psicosociale, l'abitudine tabagica, il consumo di alcol, la composizione corporea e l'età anagrafica. Vedete, correlabili anche, se vogliamo, in maniera quantitativa, quindi con possibilità di generare dei veri e propri elementi predittivi, soprattutto modificabili entro certi limiti per alcuni parametri con una strategia preoperatoria. L'attività fisica è certamente di una certa rilevanza. Questo è un lavoro, lo stesso lavoro fa vedere come questa variabile che è la pressione ventilatoria anaerobica, in particolare espressa come valore di picco, è in pratica la quantità, diciamo il massimo volume di ossigeno che può essere consumato per minuto nei vari distretti dell'organismo e sono stati proprio individuati dei valori soglia per cui i pazienti sono particolarmente a rischio di sviluppare complicanze post-operatorie e così pure anche il classico walking test a 6 minuti, laddove meno di 400 metri è sicuramente un parametro che individua un paziente a maggior rischio di complicanza post-operatoria. La perdita di massa corporea, quindi con un calo del BMI importante, certamente una spia per individuare la malnutrizione preoperatoria, sulla quale poi si costruiscono anche qui degli score, dei valori soglia. Per esempio, dobbiamo considerare, ed è giusto, obbligatorio oggi farlo, la perdita di peso maggiore del 10% o maggiore del 5% nei 3 mesi, con ridotto BMI
o un basso indice di, relativo alla quantità di grasso corporea, sono degli indici importanti predittivi sulla capacità di reagire a un intervento da parte di questi pazienti, con la possibilità proprio di fare delle quantificazioni con questi score, di cui questo è un esempio. Ecco, questo è uno degli elementi su cui, almeno in linea teorica, noi potremmo agire nel post-operatorio, cioè con un almeno tentativo di recupero dal punto di vista nutrizionale, mettendo anche in gioco la cosiddetta immunonutrizione, cioè che è fatta con alcune sostanze che dovrebbero avere un impatto anche positivo sul sistema immunitario. Vedete, questa immunonutrizione comprende aminoacidi a catena ramificata, l'arginina, acidi grassi omega 3, nucleotidi, che possono essere messi in gioco a seconda della presenza o del grado diciamo, di sarcopenia o di perdita di peso, meglio, sia sotto forma di supplementazione orale che addirittura idealmente anche con una nutrizione parenterale nei pazienti particolarmente compromessi. C'è da chiedersi realmente in quanti centri questi presidi vengono messi in atto, anche perché richiedono preparazione, organizzazione, disponibilità del paziente, talvolta anche per condurre una dieta che potrebbe essere addirittura non una dieta vera e propria, una nutrizione enterale data col sulino nasogastrico, se non addirittura una nutrizione parenterale. Tant'è vero che questi parametri poi sono stati anche inseriti, magari ne parlerà un pochino più estesamente Alessandro nella presentazione successiva, nelle linee guida ERAS, anche quelle più recenti. Da un lato abbiamo la preabilitazione, vediamo che può avere un impatto con, diciamo, un livello di evidenza moderato, ma un grado di raccomandazione abbastanza debole, certamente, con certe caratteristiche. Riguardo alla nutrizione, invece, abbiamo, non tanto per l'immunonutrizione, per via orale, che ha un'evidenza lieve, un grado di raccomandazione lieve, quanto però per la supplementazione in generale, che però andrebbe cominciata in tempi congrui prima dell'intervento chirurgico, quindi come appunto supplementazione enterale. Vediamo che qui i livelli di evidenza crescono sicuramente. Quindi direi una serie di elementi che devono costituire la nostra valutazione, che continuano a essere, se vogliamo, complessi per la loro numerosità e per come dire, il livello di organizzazione che questi richiedono, nonché per il costo anche. E dall'altro, alcuni parametri su cui certamente si deve porre attenzione per la possibilità diretta di agire su questi pazienti. Chiaramente il paziente che arriva all'intervento con indicazione alla resezione non ha tempo, non ha modo di perdere peso, di fare una dieta che andrebbe protratta per molto tempo, però certamente alcuni presidi possono essere messi in atto. Magari alcuni arriveranno anche dal prossimo futuro. Mi viene da ritenere che un effetto positivo sul tipo di risposta immunitaria ci potrebbe essere, per esempio, considerando il microbiota intestinale e magari la futura, non tanto futura, forse possibilità di intervenire addirittura col trapianto di microbiota nei pazienti che possono andare incontro a questi interventi, complessivamente riducendo quantomeno il tasso di complicanze infettive post-operatorie. E ho finito.